L'indice di contagio è in discesa intorno allo 0,92, ma la difformità dei metodi di conteggio è immutata. La regione in attesa del verdetto sulla fascia di rischio, scrive il Ministero della Salute per chiedere una correzione dell'analisi. I numeri comunicati dalle regioni, sottolinea il presidente Zaia, non hanno tutti lo stesso peso specifico. Vorremmo avere in mano un quadro generale standardizzato, uniformato dei numeri di tutte le regioni italiane. Allora, il fatto che si ragioni per numeri assoluti non ci aiuta e soprattutto vogliamo evidenziare l'aspetto di virtuosità dove questa regione fa i test di conferma a tutti i test rapidi, dove questa regione fa i test a tutti i contatti stretti dei positivi. Aspetti che magari in altre regioni sono interpretati in maniera diversa. Così la dottoressa Francesca Russo, capo del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, ha chiesto al Ministero l'applicazione di parametri oggettivi. E quindi abbiamo anche riportato un esempio di una giornata dove a fronte dei 20.000 casi che ci venivano attribuiti, in effetti noi ne avevamo fatti 38.000 antigenici, quindi il totale era di 58.000 e non di 20.000. Anche perché ci sono anche un po' delle discrepanze rispetto ai dati che vengono pubblicati, che considerano solo i molecolari, e invece i dati che al momento vengono mandati da alcune regioni che hanno sia il numero dei rapidi che il numero dei molecolari. Ma come ho detto l'altro giorno, probabilmente fino a quando non tutte le regioni si saranno messe al pari, loro non riescono a mettere questa colonnina dove ci sono anche i rapidi. Questo che importanza può avere? Perché poi alla fine la domanda che ci facciamo, ma alla fine noi abbiamo sempre 3.500 casi. È diverso perché intanto riusciamo a capire come ci collochiamo nell'ambito del contesto nazionale rispetto anche ad altre regioni. E questo ci permette di fare anche delle valutazioni di sanità pubblica, non solo a noi come regione, ma soprattutto a livello nazionale. E poi perché diciamo che noi puntiamo molto su quello che vi ho detto anche fino a poco fa, su quanti sono sintomatici e su quanti sono sintomatici, perché quello insomma è un indicatore per noi molto molto importante e ci permette di fare delle valutazioni.